Roberta Rubbione, record di voto, nuovo confermato vice sindaco di Borgo San Dalmazzo. Beretta ce l'ha appena detto. Ah, va bene, grazie, lo scopro adesso con lei. Innanzitutto il mio ringraziamento grande grande va al sindaco Beretta, perché lui ha sempre creduto in me e quindi il mio sincero ringraziamento nei suoi confronti. E poi sicuramente a tutte le persone che hanno deciso di darmi la loro preferenza e comunque in ogni caso a tutti i borgarini. Come ho già detto ieri sera, il mio pensiero va a tutte le famiglie che in questo momento sono in difficoltà, perché cercheremo di non farle sentire sole. E il nostro lavoro non è finito, continuerà nei prossimi giorni con più forza di prima, perché desideriamo veramente dare ai cittadini di Borgo una città migliore di quella che abbiamo trovato. Ringrazio veramente tutti di cuore e ci rimbocchiamo le maniche e siamo pronti di nuovo a lavorare. Credo che la cosa più doverosa sia ringraziare tutti i cittadini di Borgo che hanno dato un consenso così elevatissimo alla lista di Giampaolo Beretta. Beh, intanto questo è sicuramente un riconoscimento al lavoro del sindaco che ha svolto in questi anni, presente tutti i giorni in comune, la città è cambiata, la città è migliorata, ed è anche un riconoscimento a quanto abbiamo scritto nel nostro programma, un programma serio, un programma concreto sul quale già fin da oggi siamo impegnati a iniziare a lavorare, a portarlo avanti e portarlo a termine entro i prossimi 5 anni. Devo ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me, quindi che mi hanno votato e mi hanno dato la fiducia. Sicuramente le aspettative non erano queste, ma erano molto al di sotto, quindi ringrazio nuovamente tutti di cuore e farò il mio lavoro con serietà, con dedizione e con dedicandoci del gran tempo. Ringrazio Beretta ancora per avermi chiesto di candidarmi con lui. Sono veramente molto emozionata e veramente molto molto grata a Beretta, a Roberta Rubbione, a Bernardi, a Anna Bodino, Mauro Fantino, tutti quelli che in questi mesi, da gennaio a oggi, ci hanno insegnato tantissime cose, ci hanno trasmesso senso di responsabilità, la loro passione, quindi sono veramente molto molto felice. Il mio primo pensiero è quello di non tradire la fiducia di tutti quelli tanti, non me l'aspettavo, che mi hanno votata. Ma allora, io esercito la professione di avvocato, sono particolarmente sensibile oggigiorno ai problemi del sociale, spero, comunque a 360 gradi, spero di poter mettere appunto a servizio della collettività le mie competenze, i miei studi, la mia voglia di fare, quindi spero veramente questo.